Grazie, Rav Moshe, continua. Punto 21. Non lasciatevi fuorviare dai filosofi che dicono che la vera essenza dell'anima è una sostanza intellettuale e che esiste solo attraverso i concetti che apprende, che cresce attraverso di essi e che essi sono la sua stessa essenza. E la questione del rimanere dell'anima dopo la partenza del corpo dipende interamente dall'estensione dei concetti che ha acquisito, finché in assenza dei concetti non rimane nulla per continuare. Rav dice, l'uomo durante la sua vita che acquisisce conoscenze, discernimenti e opinioni, nella misura in cui si fa più intelligente, i filosofi pensano che questo sia il suo patrimonio e che con questo va verso in tutto il mondo. Questa non è la visione della Torah, è anche inaccettabile. Chiunque abbia mai cercato di acquisire conoscenza sa e sente che la mente è un possesso e non l'effettivo possessore. Rav dice, è qualcosa che acquisiamo. La nostra acquisizione mentale non resta con noi nell'eternità, perché questo non cambia la nostra essenza.